Beh, io li conoscevo tutti e due. Lo conosco da quando è nato, il ragazzino, quindi. Ma non lo so proprio, guarda. Non so che dirvi. Non so che dirvi, guarda. Non me l'aspettavo. Ha confessato di aver colpito la moglie con un martello nel corso di un litigio avvenuto questa notte in casa, un litigio prolungato, un momento di ira fra i coniugi e quando c'è stato l'attimo peggiore è stato colto da questo raptus, ha afferrato questo martello e ha colpito alla testa la moglie. La figlia telefona alle 8:30, chiama un parente dicendo che la mamma non si alza dal letto, il parente manda il 118 e ci convoca. Noi abbiamo verificato dalle telecamere del vicinato i movimenti attorno alla villa anche per vedere se potesse essere entrato qualche malfattore e invece abbiamo assistito soltanto all'uscita di lui alle 7, uscita che di per sé non desta sospetto che ordinariamente va al lavoro, ma oggi non è andato al lavoro, ha vagato nelle campagne, è stato confusionale e quando si è reso conto che stava andando senza meta, anche se al momento non ricordava l'accaduto, è tornato a casa. Praticamente 20-30 minuti dopo siamo arrivati noi, si è presentato lui stesso fuori casa sua con l'automobile e è stato accompagnato in caserma. Stamattina pensavo a un malore, sinceramente, mai che immaginare quello che era successo. Litigi tra loro? Per dire la verità non ho mai sentito urlare. Io li conoscevo tutti e due, lo conosco da quando è nato, il ragazzino, quindi. Ma non lo so proprio, guarda. Non so che dirvi, guarda. Non me l'aspettavo. Purtroppo sono rimasto impietrito perché non pensavo. Stanotte quindi non ha sentito dei rumori? No. E anche altri giorni non gli era mai capitato di sentire qualcosa di strano? Sinceramente no. Sì. Avete sentito qualcosa di strano ieri notte o anche in altre occasioni? No. Sapevate per che erano niente. Separati, che c'erano dei problemi? Ma guardi, nemmeno che erano separati, l'ho saputo stamattina. Si stavano organizzando per una separazione, infatti vivevano ancora sotto lo stesso tetto in attesa di trovare una sistemazione migliore. La bambina è stata di forte shock, è presso i parenti dal lato della madre, verrà sentita quando sarà possibile, nei modi in cui sarà possibile. Oggi non sappiamo se abbia assistito, non era certo né il momento né era necessario chiederglielo.